Abbiamo provato e installato Photolux di Red Giant, che è una soluzione di plugin che fa parte di un pacchetto più ampio che si chiama Magic Bullets, che molti conoscono, ma conoscono prevalentemente in ambito video e post-produzione video. In effetti, quando installiamo la versione, in questo caso di prova, di Photolux, ci viene chiesto se andare a collegarlo con Photoshop, oppure con Lightroom, oppure ancora con Premiere o After Effects, o tutte quante queste applicazioni. Chiaramente in ognuna avrà un collegamento differente. Noi oggi ci occupiamo di Photoshop, perché avendola installata la troviamo sotto il menu filtro Magic Bullets Photolux. All'apertura dell'interfaccia, che è quella classica di Magic Bullets di Red Giant, abbiamo l'anteprima dell'immagine con l'effetto che è stato selezionato l'ultima volta. In questa finestra scorrevole abbiamo tutti i preset, e sono veramente diversi, tutti con un taglio prettamente cinematografico e televisivo. D'altronde Red Giant nasce e si evolve proprio attorno a questa tipologia di mercato, quindi abbiamo una serie di effetti che richiamano anche una tipologia di rappresentazioni televisive, che possono essere anche video musicali, oppure generi cinematografici come l'horror, oppure effetti speciali o immagini che richiamano una tipologia specifica di genere televisivo. E in ogni preset è possibile chiaramente attivare e agire su parametri che sono totalmente personalizzabili, come in questo caso possiamo scegliere una sorta di messa a fuoco selettiva, una specie di tilt shift che ci consente di lavorare in maniera assolutamente mirata su la messa a fuoco, ingrandendo, rimpicciolendo quelli che sono poi i fattori che ci interessano. Abbiamo tutta una serie di parametri ulteriori che possiamo inserire all'interno del nostro preset, in modo tale da variare per esempio l'esposizione, come in questo caso, che è un fattore che riusciamo a gestire in maniera molto molto rapida e intuitiva, semplicemente agendo sullo slide, sul valore in questo caso degli stop che ci vengono messi a disposizione. C'è quasi sempre per ogni preset la possibilità di andare ad agire di default sulle curve che compongono il contrasto dell'immagine, ovviamente su tutti i canali RGB, rosso, verde e blu, aggiungendo e personalizzando tutti i preset, creandone anche ovviamente di personali. Infatti è prevista il posizionamento custom, ossia di preset che costruiamo con le nostre combinazioni di effetti e di regolazioni. Una volta terminata la regolazione di tutti i fattori che vogliamo gestire dell'immagine, diamo semplicemente ok. Nella versione trial compare comunque un watermark che ovviamente ci segnala che il plugin non è stato acquistato con licenza completa. Comunque sia, per il resto tutte le funzionalità sono estese per 30 giorni, quindi vale proprio la pena di dare un'occhiata a tutte le funzionalità di Magic Bullets, in particolare di Photolux.